Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Dopo aver sfidato la povertà con la 10 euro challenge Palermo, siamo pronti a riportarvi nel capoluogo siciliano e farvi scoprire le 10 cose più buone da mangiare a Palermo. Inauguriamo quindi questa nuova serie 10 piatti da provare a, dove vi consigliamo i 10 piatti che secondo noi vanno provati assolutamente nelle varie città italiane. Prima di iniziare con questo video, ricordatevi di supportare il canale come? Iscrivendovi se ancora non lo avete fatto, mettendo like a questo video, commentando e condividendo. E quindi Palermo, arriviamo? Tu chiamami, io perché sono impegnato perché è uscito il video nuovo. Io tiro e doppia D, amici ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Palermo, città meravigliosa, ricca di arte, di storia, ma soprattutto ricca di cibo straordinario. Fra tutte queste pietanze abbiamo selezionato le 10 cose che secondo noi vanno assolutamente mangiate in questa fantastica città. Iniziamo con Sua Maestà l'arancina, che abbiamo provato nella sua forma più classica al Bar Marocco e alla friggitoria Arianna. E in forme molto più gourmet e fantasiose da Che Palle, dove abbiamo mangiato un'arancina con costolette di maiale in salsa barbecue e una straordinaria con gli anelletti che, in un colpo solo, ha unito alla grande due dei piatti più iconici dello street food palermitano. Non potevano mancare i cannoli, vera e propria icona della pasticceria siciliana. Molto buoni quelli che abbiamo mangiato da Cannolissimo al centro di Palermo, ma i migliori in assoluto li trovate da Piana delle Bontà, che abbiamo provato grazie al mitico Enrico che ce li ha portati. Continuiamo con il pane Caameusa, forse la cosa che ci ha sorpreso di più tra quello che abbiamo provato a Palermo. Pane morbido, imbottito con pezzetti di milza, polmone e talvolta trachea, cotti a lungo nella propria sugna, il tutto con una bella dose di caciocavallo grattugiato. È l'esempio perfetto di come trasformare il quinto quarto in qualcosa di meraviglioso. Andiamo avanti con la stigghiola, che per me è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La stigghiola non è altro che budella di agnello cotte sulla brace e infilate in uno spiedino. Un sapore intenso ma al tempo stesso delicato. Non fatevi spaventare dalla descrizione. La stigghiola è una vera e propria gioia per il palato. È il momento di pane e panelle, che noi abbiamo mangiato con un'aggiunta di croquet. Le panelle sono frittelle di ceci, le croquet delle crocchette di patate. Infilate tutto dentro a un panino con una bella spruzzata di limone, sono una bomba di gusto. Da provare anche senza pane. Grazie a tutti quelli che ti hanno giustamente insultato perché nella 10 euro challenge hai detto che volevi mettere la maionese nel pane panelle e croquet. Vabbè, a mia discolpa, non ci avevano messo il limone dentro la busta. Semplice, trucida, economica e buonissima. Stiamo parlando della rosticceria. Per un solo euro avete un'ampia scelta tra tantissime proposte, una meglio dell'altra, che di notte, dopo una bella bevuta, vi salveranno la vita. Continuiamo con lo sfincione, vero e proprio caposaldo dello street food palermitano. Un'antica ricetta composta da una pasta lievitata condita con una salsa a base di cipolle, acciughe, caciocavallo e mollica di pane. Da comprare nei fantastici mercati di Palermo o nei tipici carretti ambulanti che vendono sfincione a qualsiasi ora del giorno. Oltre a uno street food eccezionale, Palermo ha anche dei piatti della tradizione da fare invidia, come la caponata che noi abbiamo provato anche in una versione rivisitata alla Taverna dei Canti, posto molto carino al centro di Palermo. Un piatto che già conoscevamo, che in questa occasione ci è stata proposta con una spolverata di cacao, che dà una nota più amara e decisa al tutto. Proseguiamo in dolcezza con una vera e propria bomba di gusto, l'Iris, una ciambella senza buco ripiena di crema di ricotta, zucchero e cioccolato. L'abbiamo provata sia fritta sia al forno. La differenza? Quella fritta è decisamente più trucida e imbruttita. Quella al forno invece te ne potresti mangiare pure 10, cosa che noi abbiamo fatto durante il nostro soggiorno a Palermo, da provare assolutamente al Bar Marocco, vera e propria istituzione della città. E chiudiamo tutto in freschezza con la granita di Palermo. Seppur non ai livelli della granita della costa orientale, ci è piaciuta un sacco, perché è molto simile alla gratta checca romana. D'estate, una vera mano santa. Queste sono le 10 cose che secondo noi sono assolutamente da provare a Palermo. Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri e se volete spenne poco vi lasciamo qui sotto la 10 euro challenge di Palermo. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima classifica. Ciao!